In una caserma dell'aeronautica militare italiana c'è l'armadio dei segreti, anzi dei misteri, o di tutti e due, perché non c'è segreto più misterioso degli UFO, che in italiano hanno un'altra sigla, forse meno affascinante, OVNI, acronimo di oggetti volanti non identificati. In decine di faldoni, dunque, sono custodite le dettagliate relazioni e talvolta anche le foto di tutti gli avvistamenti UFO sui cieli italiani, 12 solo nel 2009, cose serie che la nostra aeronautica ha archiviato con i maggiori dettagli possibili. Gli oggetti non identificati che hanno misteriosamente svolazzato l'anno scorso sulle nostre teste vanno dalla sfera luminosa rossa ferma nel cielo che non poche persone hanno avvistato a Tenna in Trentino il 25 gennaio dell'anno scorso, a quel razzo, anche questo rosso, avvistato a Conversano in provincia di Bari il 12 giugno. Oggetti sferici, circolari, allungati o multipli, arancioni, rossi o dalla luce argentea accecante, avvistati da semplici cittadini ma anche da un osservatorio astronomico e da un sacerdote. Se vedete sulle vostre teste qualcosa che non vi convince, fate se potete una ripresa o una foto, andate dai carabinieri dove vi faranno compilare l'apposito modulo scaricabile anche su internet.